Fadi è un artista padano in due sensi, nel senso di essere nato a Ferrara, quindi un collegamento con me, con un nome ferrarese come Andrea Ruffaldi, e di vivere vicino a Gualtieri, nel luogo dove si è creata la produzione piena di fantasia e di libertà di Ligabue, non avendo in realtà un collegamento diretto con quell'esperienza, ma vivendo in quelle terre e meditando a una visione che sembra volgersi sempre verso il sogno, il surrealista, e quindi il surrealista padano, in una specie di fusione fra Ariosto e Chagall. Però a Piacenza parlare di surrealismo padano vuol dire parlare di una mostra che ho fatto molti anni fa, cercando di individuare proprio negli artisti padani quelli che indicano questa dimensione legata al sogno come una pulsione inevitabile di chi vive in una terra di pianura e quindi deve trovare altri spazi per la sua mente e per la sua fantasia. Quindi dove fu fatta quella mostra che partiva da De Chirico e arrivava fino agli artisti contemporanei, fino a Serafini, mancava un artista come Andrea Ruffaldi che oggi viene integrato attraverso questa mostra a quel percorso ideale nella città dove nacque il signorino padano, essendo lui padano di Ferrara, quindi, e io di Ferrara come lui, quindi una serie di elementi che determinano una consonanza con una visione che io ho cercato di rendere una teoria dell'arte relativa a questi luoghi e lui ha interpretato per un istinto che lo rende naturalmente surrealista.